180 euro per una PlayStation. L'occasione era stata ghiotta per una giovane donna di San Giorgio delle Pertiche. L'acquisto su un noto sito online era stato fatto subito, come anche il pagamento. Peccato che, intascati i soldi, i falsi venditori non avevano poi consegnato alcuna Play. Per questo la donna si è rivolta ai carabinieri di Campo San Piero, che hanno dato il via alle indagini. Nei guai sono finiti due cinquantenni originari di Taranto. Per entrambi è scattata la denuncia per truffa.